tempesta di polemiche sul comune di Chieti, dopo che il TAR ha bocciato le tariffe per la spazzatura. Gli aumenti del 2017 sono stati approvati senza la relazione e questo ha determinato la bocciatura da parte del TAR. Immediata la reazione delle opposizioni. Ascoltiamo Ottavio Argenio, capogruppo del Movimento 5 Stelle. La delibera di approvazione delle tariffe del 2017 era carente di un documento che la legge richiede per la legittimità stessa della delibera. Con quelle pregiudiziali avevamo evidenziato al Consiglio Comunale che non si poteva procedere così come stavamo procedendo. La maggioranza ha deciso di respingere quelle questioni e successivamente è stato proposto un ricorso al TAR. Il TAR ha accolto quel ricorso, quindi quella delibera che stabiliva gli aumenti sulle tariffe TARI 2017 è stata dichiarata illegittima e quindi annullata. Questo comporta che chi ha eventualmente pagato la TARI per il 2017 con gli aumenti che erano previsti in delibera si dovrà, a nostro avviso, vedere rimborsata la somma in eccedenza che ha versato. E quindi questo apre adesso un capitolo nuovo per quanto riguarda il bilancio comunale, perché gli aumenti erano stati decisi per far fronte all'ulteriore costo di 2 milioni di euro che il comune doveva affrontare per pagare una rata della transazione stipulata con Formula Ambiente. A nostro avviso questo comporterà che nei prossimi mesi il comune dovrà riconoscere un debito fuori bilancio di 2 milioni di euro in favore di Formula Ambiente. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco, affidata ad un comunicato nel quale dice: in merito alla sentenza del TAR su una vicenda meramente formale, oggi l'opposizione ottiene una vittoria di Pirro. Insomma, secondo Di Primio, è una vicenda del tutto formale. Ci sarà ricorso e, sempre secondo il sindaco di Chieti, si va avanti senza nessun problema per l'amministrazione comunale. Sarà davvero così?